quel punto lui dice, quanto mi manca, dobbiamo andare tu. Quindi no. Belli veloci, Qua, entri qua. Da dove nasce Glassboy? Reggiti forte, siete pronti? Siete pronti? Glassboy nasce prima di tutto dal desiderio di raccontare l'infanzia e di poter raccontare la vita da una prospettiva che fosse quella di un bambino, quindi da una prospettiva di purezza, di meraviglia. Vieni, fermi, rimanete così. La meraviglia con cui un bambino si avvicina alla vita per la prima volta e la scopre. E da lì le letture per trovare una storia che avesse queste caratteristiche. Quello che colpisce, che mi ha colpito di Glassboy e che mi è rimasto subito profondamente impresso è questa immagine di questo bambino che guarda la vita da una finestra. Può essere dietro uno schermo, dietro un monitor, dietro un cellulare, un filtro, un'immagine che racconta la fragilità dell'essere umano, no? Nel non riuscire a conoscere la vita. E ho trovato il bambino di vetro, una prospettiva straordinaria per raccontare la vita. L'esperienza europea è ricca, ma in Italia si fanno pochi film dedicati ai bambini, nel senso scritti per, non solo interpretati da. Andate con la difficoltà di voler rimanere nel vino. Samuele, la prima volta ci siamo incontrati, gli risposi proprio, ecco, se vuoi interessarmi portami un progetto per ragazzi. E Bambino di vetro era il progetto ideale, veramente ambizioso e importante, quindi insomma bisognava essere emozionati e per andare avanti voler raccontare una storia drammatica, una sorta di riscossa alla libertà, qualcosa anche di avventuroso, no? L'avventura che si prova da bambini anche solo a uscire dalla porta di casa, ecco, questo era quello che volevo. Spesso in Italia si ha la cattiva abitudine di pensare che un certo cinema sia quasi di serie B e quindi sia affrontato con meno impegno, in realtà è proprio in questo cinema, un cinema di genere, un cinema con delle regole precise, che si ha più facilità di sbagliare proprio perché ci sono dei segni, il cinema di Spielberg su tutti, E.T., uno dei riferimenti che mi segue da sempre, un cinema quindi di grandi mezzi, di grande potere, e noi ovviamente l'abbiamo fatto con le nostre possibilità, ma l'abbiamo fatto con grande convinzione, questo secondo me si vede perché sono scene che avevano come obiettivo principale la naturalezza di parlare all'infanzia rendendola protagonista assoluta del discorso cinematografico, in un modo mai banale. A un certo punto siamo diventati molto ambiziosi, potendomi permettere tot settimane di riprese, ci siamo tolti degli sfizi, abbiamo potuto portare con noi sul set in alcuni reparti che sono preziosi come costumi, scenografia, fotografia, abbiamo potuto ingaggiare Loretta Goggi, che mi sembrava anche più logico ormai poter, ecco, dire che sto facendo un film vero. Allora, nonna Elena è una nonna un po' particolare, è una donna che ha molto sofferto, è una donna che però si è realizzata professionalmente e perde il marito per una malattia che poi è stata trasmessa anche al nipote. Il fatto che il bambino, che questo nipote adorato, potesse morire perché non curato sufficientemente la porta ad avere un atteggiamento veramente dispotico, un po' pazzo. Le conseguenze saranno tutte vostre. Io mi sono trovata molto bene, i bambini li adoro, sono bambini un po' fuori dalla norma, vivaci ma educati, maturi, senza aver perso la gioia però dell'infanzia. Questo progetto mi ha subito entusiasmato. Quanto vi manca? Finito! Perché Samuele mi ha detto: vorrei farti recitare in maniera diversa da come sei abituata a lavorare tu. E lui mi ha preso veramente per mano. È attento a tutto Samuele, non gli sfugge niente. Quindi non so se è una scena dove lei, dove la nonna, deve trasmettere quest'amore per questo bambino, eccetera, la fa vestire di rosso.